Passo del Manila. Qua sotto, come si vede, c'è il comune di Bagolino. Questa era la difesa della cartellina difensiva italiana dalla 15 in poi. Questo qua davanti è il Dorso Alto. Come vedete, sulla c'era una galleria, ricovera, c'era tutta la mulattiera che scendeva, un'altra mulattiera che saliva dalla parte opposta, arrivava in cima al Dorso Alto, che era là dietro, tutta la zona della Ciunella, Dorso Alto, che girava dietro verso Ampo, c'era la strada militare. Qui c'erano sopra le trincee, qui nel piazzale c'erano tutte le trincee blindate che bloccavano e salivano fino alla croce, dove sopra là c'è il bunker e c'è ancora tutto il complesso fortificato sotterraneo. Poi proseguiva, le trincee salivano dalla pista di sci da adesso, arrivavano su in cima dove c'è adesso l'arrivo della seggiovia, da lì scendevano, andavano su, giravano là dietro, praticamente dietro, e salivano verso il Monte Desdana. Dal Monte Desdana andavano a Ponte Colombina. Questa era l'ultima linea difensiva che difendeva la Valtrompia e la Varsavia. Questo qua è Bagolino, questo qua davanti a noi sono tutte le montagne della zona delle Cornelle fino ad arrivare al Brufione, praticamente tutto, ancora lì è tutto nuovo fortificato, e qua davanti c'è Dorso Matto, che anche questo qui era tutta una zona fortificata, Dorso di Galle e Dorso Matto, che era tutto fortificato, 720 e tutto. Questa qua è una lapide panoramica, questa qui invece è una zona fortificata, Maniva Dorso Alto, che adesso andiamo a vedere. Risalendo le trincee del Monte Maniva, praticamente dove sono state sistemate dagli alpini. Qua siamo sopra il passo. Qui il passo, praticamente, durante la Grande Guerra c'era la mitica trincee blindate, che adesso invece sono fatte dentro il parcheggio. Vi faremo vedere le fotografie vecchie, ma invece saliamo sulle altre trincee. Puff. Il piccolo posto che abbiamo detto prima, qui si vedeva giù la Varsavia, qua davanti a noi sono tutti i monti del Brufione e l'Osso Matto e tutta la zona delle Cornelle, e qua iniziava la nostra trincea. Come vedete, conservata ancora bene, restaurata dagli alpini in questi anni, vedete? Come si vede ancora, vedete? Qua si vede giù Bagolino e quella in fondo la piana del Ponte Caffaro. Andiamo avanti, vedete come è conservata ancora bene. Ci troviamo sull'avamposto sempre della difesa del Passo del Maniva, e qui siamo arrivati al pianoro dove c'era un'artiglieria. Questa artiglieria, ho preso lo stabiotto là dove c'era, che vediamo adesso, che era la parte dove c'era il comando. Questa artiglieria, come vedremo adesso, sparava non sul passo, ma sparava sul passo del Brufione, sulle Cornelle, sparava praticamente di fronte a noi, se il nemico faceva un'invasione dal passo Cornelle, Brufione e là davanti come noi. Se lui doveva sfondare da là, questo qua era, questi tre pezzi di artiglieria, qua ce ne vedono due ma alla fine erano tre, avevano da contrastare la zona là. Adesso andremo avanti e andiamo a seguire dove vi erano i baraccamenti, dove c'era il baraccamento comando e dove c'era anche un altro piccolo qua avanti. Vedete, c'era la strada qua sotto, che era la strada dell'artiglieria, vedete là i bei muretti a secco. Qui avanti c'erano le cave dove tiravano su i muretti, qua sotto vedete che si vede ancora benissimo che era stata fatta la cava. E qua praticamente c'era posizionato qua dentro un altro cannone da 75, come vedete. Questa è la visuale che si vede dal comando qua, che dal comando, dal piccolo presidio che c'era qua. Il comando era la caserma Bonaldi. Qui, per fare una rapida regressione sui posti, voi si vede qua c'era San Colubano, e dove partivano le mulattiere che salivano verso il Desdana, che salivano verso la zona della Corna Blanca, ma gli alpini salivano anche da in fondo, da Coglio, salivano, facevano il Monte Pezzeda e venivano fuori verso la Corna Blanca, aggirando tutto il costone, per non farsi vedere il nemico. Qui sopra, infatti, qui come abbiamo visto prima c'erano le piazzole di artiglieria, qua sopra c'è, come si vede dal bastone, c'è una piccola caverna dove che sopra stava il passo. Lì vi era dentro un piccolo cannone in caverna che serviva per difendere tutto questo passo. Questa qui, come dicevo, dove si vede passare adesso la moto, era la strada che portava a Baremone, che univa il forte e univa la zona di Idro. Questo qua sotto l'altro camionabile andava verso San Colubano, e qui sopra c'era una piccola posta di vedetta che serviva per l'artiglieria, che qui non ho mai sparato neanche un colpo, neanche per sbaglio. E qua
vera, scusate, c'era un altro sentiero di arroccamento che saliva e saliva e saliva, saliva fino in cima, alla in cima al Monte Dorso Alto, che era la vetta più alta delle zone qua, delle zone qua lì. Allora, altro panorama e ritorniamo. Stiamo scendendo dalla zona della scuderia del piccolo dorso del Manipa. Arriviamo praticamente nelle caverne che adesso vi mostreremo. Questa qui era la strada dell'artiglieria, dove venivano portati i pezzi di artiglieria dal passo verso la montagna. Come adesso lo vedremo, queste caverne che adesso sono franate, vedete? Qua dentro, molto probabilmente, vi era un raccordo a L che arrivava nella grotta qua in parte. Adesso vi faccio vedere. Era una classica grotta difensiva a L. Veniva fatta così per il semplice fatto che serviva se c'era il nemico che attaccava, quindi vi aveva la possibilità per uscire. Adesso vi faccio vedere l'altro ingresso. Vedetevi il paesaggio sulla Valtrompia e verso la Corna Blacca, e andiamo a vedere